Bentrovati al consueto appuntamento con fatti e opinioni. Oggi parliamo della città di Ragusa e delle elezioni del 28 e 29 maggio. Ragusa è una delle quattro città in Sicilia, capoluogo di provincia, chiamate al voto. Catania, Siracusa, Trapani sono le altre. Poi 2 settimane prima si voterà anche in altre regioni italiane, quindi comunque un test significativo, anche se in effetti non ci sono metropoli. La più grande città, anzi l'unica realtà metropolitana, è proprio Catania, che abbiamo in Sicilia, fra tutte quelle chiamate al voto. Ragusa, capoluogo di provincia, al voto 5 anni dopo l'elezione di Peppe Cassì, che abbiamo qui con noi in studio, che salutiamo, che ringraziamo, sindaco uscente e candidato per un secondo mandato. Era già tutto previsto quando cominciò il primo mandato o via via è maturata la scelta della ricandidatura? Beh, no, di previsto, intanto buon pomeriggio, grazie per l'invito. No, previsto non c'era nulla. La scelta, diciamo, poi è maturata durante il corso di questa consiliatura. Ho visto che, insomma, dopo un adattamento iniziale necessario, ho visto che mi era congeniale un po' questo mondo della politica, il mondo dell'amministrazione, mondo al quale non appartenevo. Diciamo, io mi sono avvicinato soltanto in occasione delle scorse elezioni. Avevo avuto una mia esperienza politica nel sindacato sportivo. Ho seguito un po' dopo la fine della mia carriera sportiva. Sono rimasto nell'ambito sportivo come sindacalista dei giocatori di pallacanestro. Sono stato rappresentante, presidente nazionale dell'Associazione dei giocatori di pallacanestro. Ho potuto verificare in quel contesto che effettivamente l'idea di prendermi cura di altri soggetti poteva essere una cosa che mi veniva bene, in qualche modo mi era congeniale, quindi poi ho fatto questa scelta politica. Diciamo che dopo alcuni mesi sono entrato nel meccanismo dell'amministrazione comunale, ho capito bene tutti i passaggi, gli equilibri, insomma, devo dire che mi sono trovato piuttosto a mio agio. Da qui la scelta di provare a continuare, per dare continuità amministrativa a dei programmi iniziati durante questi anni. Bene, 5 anni fa fu una grande novità, così questa scelta anche dell'impegno politico diretto, poi felice perché il risultato fu il massimo possibile, nel senso che ci fu l'elezione, sia pure al ballottaggio. Allora c'era una coalizione prevalentemente civica e con un solo partito, questa volta solo civica, niente partiti. E perché questo, un accenno forse l'abbiamo già fatto nella precedente intervista, ma chiariamolo bene anche alla luce della definizione anche di questo quadro delle liste che sosterranno la candidatura, perché ci sono liste civiche, ora magari vediamo quali nel dettaglio, e però poi c'è una lista civica che dice di richiamarsi ad Ignazio Abate, che comunque è il vicepresidente del gruppo parlamentare di DC Per Nuova all'Assemblea regionale siciliana. la verità non lo dice. Ora chiariamo, e poi c'è anche una lista che si richiama De Luca, che Questo lo dice. comunque, per quanto non sia un partito politico nazionale, in qualche modo è una forza politica che ha cercato, dice, di volersi strutturare nel territorio. No, lo dico sia per chiarire questo, ma poi anche per spiegare perché no ai partiti. Allora, io ho fatto qualche mese fa, saranno un paio di mesi fa, una presentazione formale della mia candidatura e spiegai in quell'occasione qual era la mia idea. È un'idea che già era nota da tempo, possiamo dirlo, l'idea appunto di cercare di proseguire questa esperienza amministrativa senza legarmi in coalizione con partiti politici. Non perché non riconoscessi il valore e la funzione dei partiti politici, anzi, so bene che la Costituzione li inquadra come corpi intermedi che rappresentano il punto di collegamento tra la comunità e l'istituzione, ma perché partito politico negli ultimi tempi ho perso un po' i partiti politici in generale, alcuni più, alcuni meno, devo dire, hanno perso un po' questa funzione sociale importante. Non sono più luogo dove, come ho detto, si forma classe dirigente, dove si discute di problemi, dove si affrontano le questioni, dove si individuano possibili soluzioni, ma più o meno, ripeto, qualcuno di più, qualcuno di meno, sono diventati delle associazioni, soprattutto a livello locale, dei gruppi che si riuniscono magari in prossimità delle elezioni per la individuazione del futuro candidato. Allora, io in questi anni mi sono avvicinato, ho svolto un percorso che mi ha portato ad avvicinarmi al variegato mondo delle associazioni, del volontariato, del terzo settore, mondo molto ben presente nella città di Ragusa, un mondo che rappresenta costantemente
istanze, necessità, esigenze, è un mondo con cui mi sono frequentato continuamente. Non ho mancato un solo invito da parte di un'associazione presente in città, ripeto, presente con sede, con struttura, con organizzazioni. E questo mondo mi ha dato tanto, io credo di aver dato qualcosa, e mi ha restituito più di quello che ho dato, e avvicinandomi a questo mondo mi sono anche accorto che effettivamente una delle condizioni per, diciamo, avere il supporto, il sostegno, potesse essere proprio quello di manifestare una trasversalità, una distanza dal sistema tradizionale dei partiti politici. Questo mi ha spinto poi a prendere questa decisione, una decisione difficile, perché certo, io ho avuto la, diciamo, la richiesta da parte del partito in questo momento maggioranza relativa sia a livello nazionale che a livello regionale, una proposta che ho apprezzato molto, è stata una proposta che mi ha anche dato da pensare per alcuni giorni, però ripeto, ho preferito continuare nel solco di questa strada che ho intrapreso in questi anni, e per togliere l'imbarazzo a tutti e a tutto ho scelto di andare avanti in questo modo qua. Non c'è dubbio che la scelta peraltro sia anche mossa da totale disinteresse di parte, questo non c'è dubbio, perché sappiamo benissimo che si è concretata nel dire no comunque al primo partito italiano, che era quello l'unico che c'era 5 anni fa, allora era piccolo, neanche il 3%, ma adesso è il primo, diciamo, partito italiano. Diciamo che se avessi pensato alla mia carriera politica avrei sicuramente fatto una scelta diversa e mi sarei accomodato, certo, dentro un'organizzazione che mi avrebbe anche garantito possibilmente un futuro, certo, politico. Io non cerco un futuro politico, io voglio solo cercare di amministrare questa città al meglio, certo, delle mie possibilità. Certo, ma di fatto io rilevavo asetticamente che non vi è dubbio che certo non ci sia interesse di parte in questo, men che meno ovviamente per le ragioni che ha detto, è interesse personale. Poi altra cosa è il tema dei partiti, la condizione in cui sono ridotti, la loro gravissima crisi, il perché, la mancata attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, ma qualche volta magari faremo un dibattito solo su questo, sì, e potremo approfondire il tema. Allora, dicevamo quindi quali formazioni civiche sosterranno Peppe Cassì? Ma io nel momento in cui faccio la scelta di provare ad andare avanti con questa esperienza amministrativa soltanto in un coalizione con altri movimenti civici, apro, lo dico pubblicamente, non ho idee né pregiudizi aborigine, e quindi osservo quello che c'è in città e effettivamente ricevo delle proposte da parte di gruppi politici, di movimenti, alcuni storici di Ragusa, altri che si formano, che si stanno formando in queste settimane, in questi mesi, e valutiamo queste proposte, soprattutto ci confrontiamo a livello personale, a livello umano. Io credo che il rapporto personale non può essere messo da parte. Io vedo queste grandi coalizioni di centrodestra o di centrosinistra dove praticamente si litiga anche ferocemente, ma anche con contrapposizioni personali che giudico insanabili, che poi vengono sanate fittiziamente o di maniera, diciamo, giusto per andare avanti, ma che in realtà rimangono, con un uso di un linguaggio veramente pesante. Allora io cerco e ho cercato persone con cui potermi confrontare, persone che mantenessero un profilo che è un po' simile a quello mio, una certa sobrietà anche nell'utilizzo, diciamo, delle parole, nei comportamenti, persone che hanno l'obiettivo di cercare di mettersi a servizio della comunità. Questo è stato il mio parametro di riferimento. Abbiamo messo su una carta dei principi, l'abbiamo chiamata così, dove abbiamo cercato di riassumere quali sono appunto questi principi sui quali cercavo una condivisione. Dopodiché, come ho detto in altra occasione, dedicarsi alla, diciamo, all'amministrazione di una città, per dedicarsi all'amministrazione di una città non bisogna essere di destra, di sinistra o di centro, cioè bisogna essere accanto alla gente, e cercare di interpretarne le esigenze, le necessità, cercare di operare nel modo migliore possibile. Che questo però, direttore, mi consente, non significa non fare politica, perché poi adesso ho sentito l'accusa che mi è rivolta, è sì, riportiamo la politica nel palazzo, al municipio, perché la politica sarebbe stata assente in questi anni. Allora, fare politica che significa? Significa trovare accordi anche forzatamente per conservare alcune posizioni di potere, come succede spesso, significa
fare in modo che la città funzioni in una certa maniera, anche attraverso una interlocuzione costante con tutti gli altri corpi intermedi, con le associazioni, con i sindacati, con il mondo politico esistente. Io rivendico di avere avuto in questi 5 anni un rapporto, buono forse è poco, ma un rapporto veramente ottimo con rappresentanti delle associazioni sindacali. Qualunque problema si è nato che interessasse la categoria dei lavoratori che in qualche modo avevano a che fare con l'amministrazione comunale, è stato risolto con grande collaborazione, con l'ascolto, col confronto. Quindi ho fatto politica interfacciandomi con i sindacati, ho fatto politica interfacciandomi con i rappresentanti politici del territorio e anche quelli nazionali e quelli regionali. Io posso dire che ho avuto ottimi rapporti con esponenti politici di livello nazionale e regionale, a tutti i livelli, di qualunque parte politica e partitica fossero. Io ho avuto un ottimo rapporto col presidente Musumeci, ma ho avuto un ottimo rapporto col vice ministro Cancelleri. Io ho avuto porte aperte ogni volta che ho avuto la necessità, in rappresentanza del comune di Ragusa, di avere un appoggio sia a livello governativo sia a livello regionale, e sono convinto che sarà ancora così qualunque cosa, qualunque sia, possa essere la mia scelta e qualunque cosa dicono adesso gli avversari. Sono convinto di questo. Bene, chiaro, per completare questo ragionamento che è molto importante ma che ci porterebbe lontano, ma giusto per ricondurlo così al nostro tema, ecco, la città di Ragusa, il prossimo sindaco, eccetera. Questo tema che dicevamo, quanto spazio c'è per opzioni valoriali complessive sinistra-destra nella dimensione cittadina del governo di una città, in questo caso della grandezza di Ragusa? È chiaro che c'è un livello in cui sicuramente non viene in rilievo, si tratta solo di essere bravi, capaci, onesti, competenti, dirigenti, servire la città e quindi fare scelte di buon senso. Poi ci può essere però un altro ambito attraverso il quale, anche attraverso le leve finanziarie, secondo cui ovviamente un'istituzione viva, si può avere più attenzione ai ceti più deboli, oppure ai servizi che soprattutto servono alla qualità della vita dei meno abbienti, oppure ad altre cose. E lì probabilmente un riferimento anche culturale, se non politico, a ciò che un tempo si chiamavano, poi possiamo pure continuare a chiamarlo anche così, destra o sinistra, ci vogliono pure. No, questo era per fare un po' questa piccola puntualizzazione. Sì. Però 5 anni fa, forse per la presenza di Fratelli d'Italia, forse per quello che fuori dall'ambito politico si poteva percepire anche della biografia personale, perché pubblica, per via dell'attività importante svolta nello sport di Beppe Cassì, si pensava comunque a una esperienza più di destra che di sinistra. Il candidato della coalizione di centrodestra Cutrera giorni fa ha detto che adesso in Cassì vede uno spostamento a sinistra. Allora, io, chi mi conosce, chi ha seguito da vicino queste fasi della mia attività amministrativa, può testimoniare che io dall'inizio, ma anche 5 anni fa, quando iniziai questa esperienza politica, scegliendo di candidarmi per le amministrative comunali, ho da subito fatto un discorso di trasversalità. Ho detto da subito che non avevo avuto mai agganci con partiti politici, ma di non averli mai cercati. Ho detto subito che per me la politica era qualcosa che andasse interpretata nel senso di svolgere un servizio per i cittadini, a prescindere, ripeto, da ideologie, che ho sempre detto, ma l'ho detto 5 anni fa, l'ho detto anche, diciamo, esattamente con ragionamenti non allineati col partito che mi sosteneva, da prescindere dalle ideologie del secolo scorso, che secondo me sono ideologie che, dico superate perché è passato tanto tempo e certamente sulla base di quelle ideologie è nata la Repubblica che siamo adesso, quindi certamente importanza straordinaria quello che è successo, ma il tempo passa, la democrazia evolve, la gente non è più interessata a quel tipo di dibattito, a quella contrapposizione ideologica, è interessata ad altro, è interessata al posto di lavoro, è interessata alla qualità dei servizi, soprattutto a livello cittadino. Io so che per fare politica a livelli più alti, sovracomunali, occorre un altro tipo, un altro approccio. So anche però che si può fare politica a livello comunale con l'approccio che ho io in questo momento, so perché ci sono state molte esperienze come la mia. Quindi io cerco di andare avanti in questo settore. Naturalamente, e concludo, la mia trasversalità, la presenza all'interno delle mie liste, all'interno del mio gruppo politico, di persone che in passato avevano avuto
diciamo, rapporti o vicinanza con ambienti centrodestra o con ambienti centrodinistra è conclamato, sta nei fatti, nella mia lista, cioè l'unica lista poi che ho portato lì, la mia lista è forse la lista che porta il mio nome, diciamo così, che è l'unica lista che ha portato consiglieri in consiglio comunale, c'era veramente della gente che in passato comunque per ideologia o per sensibilità era vicino a un mondo e altra gente vicino a un mondo diverso. Questo non ha impedito a questa lista di andare avanti di comune accordo a svolgere un programma amministrativo. Bene, allora il civico Cassì, sindaco uscente, sulla base anche della propria esperienza da sindaco, si confronterà in questo dibattito elettorale con un candidato di partiti di sinistra più Movimento 5 Stelle, che peraltro è un consigliere uscente del Movimento 5 Stelle, con un candidato di una coalizione che ha dentro il PD e che comunque si richiama al campo progressista, Schirinà, ex consigliere comunale dei DS, e con il candidato dei partiti del centrodestra. Che confronto sarà? Ma sarà un confronto serrato, questo lo capisco, già si intuisce dalle prime battute, sarà un confronto nel quale certamente sarò il bersaglio dei miei avversari. Dalle prime dichiarazioni che ho letto, non ho letto dichiarazioni dei tre candidati, se non dichiarazioni rese per cercare di delegittimare o comunque sminuire o comunque criticare legittimamente assolutamente l'operato mio. Io è chiaro che sono il sindaco uscente, quindi sulla base di quello che ho fatto o non ho fatto io si misurerà la prossima campagna elettorale. Ecco, mi aspetterei magari più equilibrio in questa competizione, nel senso che ci possa essere un confronto che non abbia solo come bersaglio unico il sindaco uscente. Questo però d'altra parte mi fa pensare che gli altri candidati temono che il sindaco uscente possa essere riconfermato e quindi hanno come primo obiettivo quello di provare a sminuire quello che è stato fatto, che è stato tanta roba, posso dirlo, e cercare di lanciare dei messaggi che tendono appunto a non dare il giusto risalto a un'attività amministrativa che è stata intensa, a mio giudizio molto proficua. E poi, vedi, direttore, la peculiarità del fare il sindaco consiste proprio in questo. Fare il sindaco è un po' come fare una partita di pallacanestro, nel senso che se giochi bene si vede, se giochi male si vede, non ti puoi nascondere. Ecco che, arrivato alla fine di questo mandato, io mi sottopongo al giudizio degli elettori, dei cittadini ragusani, a testa alta, e dico a tutti: quello che è stato fatto, secondo voi, è andato bene o no? Chiedo a tutti di non limitarsi al marciapiede sotto casa o alla buca della strada di percorrenza, perché ovviamente quello è qualcosa che sfugge, che non può essere oggetto di interventi a 360 gradi. Ma com'era la città prima e com'è adesso? Qual è la sensazione di un sindaco presente, un sindaco operativo, un sindaco efficiente, un sindaco serio, un sindaco che ha fatto le cose con onestà, con disinteresse, oppure no? Ecco, su queste cose io penso che il banco di prova è arrivato. È veramente bello, devo dire, questa attività politica, perché mi dà questa possibilità di mettermi in discussione e di sottopormi al giudizio degli elettori. E prego tutti, chiedo a tutti di non soffermarsi sugli slogan, sulle parole, sulle frasi ad effetto, non è stato fatto nulla, cioè andiamo sui temi, analizziamo le questioni una per una, vediamo cosa è stato fatto, cosa poteva essere fatto meglio, cosa non è stato fatto. Speriamo. Io credo che in queste settimane circa, mi pare che manchino al voto, ci possa essere questa quotidiana opera di fact checking, se così possiamo chiamarla, esatto, attraverso il dibattito in tutte le forme e anche qualche volta anche qui attraverso apposite interviste a più voci che cercheremo di promuovere, sperando che si possa, con calma, con serenità, con spirito comunque propositivo, fare in modo che la comprensione non di ho sentito ancora programmi progettuali, per adesso ho sentito solo Cassì non ha fatto questo, Cassì non è buono. Ma in quell'occasione, il tema sarà questo. Non ho sentito nulla. In quell'occasione, quando qui vedremo Cassì e gli altri. Cinque anni fa, quando mi sono proposto, ed è stata una delle mosse vincenti, posso dirlo, perché poi Ragusa non è come le altre città, ogni città è diversa dall'altra. Una delle mosse vincenti che mi ha consentito di arrivare a svolgere questo incarico è stata quella di dire sin da subito: io non sono interessato a quello che è stato fatto finora. Certo che io
mi insedio, divento sindaco e parto da una situazione che trovo, ma che senso ha dire, parlare di quello che è successo prima, soprattutto come succede in questi casi, in senso dispregiativo? Io non devo cercare giustificazioni per quello, io devo trovare delle soluzioni. Il sindaco non ha motivo, anzi può farlo, dice sempre l'eredità, cioè io, la frase più ricorrente quando uno subentra è dice ho trovato una situazione disastrata e sono costretto, eccetera. Allora questo modo di operare, questa logica non mi appartiene, non l'ho fatto 5 anni, non ho detto una sola parola di critica o comunque di rivendicazione negativa nei confronti del mio predecessore, non lo farò. So che gli altri hanno iniziato a farlo. Bene. Auguri. Allora, avremo questi momenti di confronto, ovviamente sul programma, qualche breve accenno possiamo farlo anche qui, ma intanto volevo richiamare una frase detta poc'anzi a proposito della scelta fatta sul civismo contro i partiti e sul significato di questa scelta. Evidentemente non penso alla mia carriera politica, perché altrimenti avrei avuto bisogno dei partiti. Ma sa nel ceto politico, sa nei partiti che contano, per esempio, no? Riporto una battuta di successo di questi giorni, no? Del transatlantico della Camera, no? Quando si dice se hai un nemico fallo sindaco. Sì, è una frase che ho sentito, in effetti, perché effettivamente l'opinione comune è di chi ha un'esperienza politica variegata, quindi è passato dall'esperienza di sindaco ma anche a quella di parlamentare. Effettivamente l'attività politica da sindaco è quella più complicata, più difficile, ti porta sempre a confrontarti con la gente, con i problemi della gente, a misurarti sulle esigenze e anche sulle difficoltà e anche sulla, diciamo, insoddisfazione delle persone. Il sindaco è il bersaglio privilegiato perché è il politico di prossimità, e il sindaco rappresenta l'istituzione della tua città, il sindaco è il primo bersaglio nel momento in cui qualunque cosa non va bene, anche cose che prescindono dalle scelte amministrative del sindaco. Quindi veramente un lavoro difficile. Veramente i sindaci siamo lasciati soli, possiamo dirlo, in moltissime situazioni in cui bisogna prendere decisioni, lo devi prendere in maniera rapida, devi essere veloce, ma nello stesso tempo solo, perché spesso è così che succede, non hai il conforto e il supporto di altre autorità, diciamo, sovracomunali, ed è per questo forse la bellezza anche di fare il sindaco, perché molti dicono sì, è un lavoro difficile, duro, che ti fa andare incontro a tante amarezze, perché è vero, ma credetemi, ci sono anche tante soddisfazioni, ed è molto gratificante vedere crescere comunque la città, vedere andare avanti i lavori, vedere trovare soluzioni a questioni veramente complesse, vedere anche negli occhi della gente che incontri per strada questo sentimento, questo apprezzamento, anche questa sfiducia, perché poi è di questo che si tratta. Quindi è veramente un susseguirsi di emozioni, una diciamo fibrillazione continua. Ma è questo che rende questo mestiere, come dicono altri, il lavoro politico più bello tra quelli che ci sono. Nello scenario elettorale attuale a Ragusa, abbiamo detto ancora che chiunque si può candidare, ma insomma probabilmente questo è il quadro con le 4 candidature che abbiamo detto, quindi Cassì, Firrinceli, Cultrera e Schininà. Se andiamo a guardare le liste, i riferimenti delle liste, gli esponenti, quelli comunque conosciuti, che hanno una biografia conosciuta e anche un passato politico, c'è una grande mobilità, cioè ci sono viaggi di andata e ritorno, c'è di incroci numerosi che possiamo riscontrare qua e là. Ovviamente poi ciascun attore elettorale può opinarli dal suo punto di vista come crede, ma io traggo solo spunto da questo dato per questa considerazione. Poc'anzi si parlava di prossimità, per esempio Cassì si trova ad avere dalla sua parte Ragusa Prossima, che è stata all'opposizione invece della propria sindacatura, quindi Ragusa Prossima ha cambiato idea, almeno nel proprio giudizio sull'esperienza Cassì. In virtù di che cosa? Perché poi nel frattempo Cassì ha perso anche diversi consiglieri della maggioranza elettorale, e in quel caso perché? Allora, riferimento che fai al cambio di casacca, diciamo così, che è diventato ormai uno sport nazionale, è anch'esso un sintomo, forse tra i più evidenti, della crisi del sistema politico-partitico, perché vuol dire che qualcosa non funziona, non è soltanto la persona che è incoerente, che va da una parte all'altra, c'è qualcosa che i partiti forse hanno perso questo, i loro punti di riferimento, e questo magari è un discorso che se vuoi affronteremo. Ragusa Prossima, allora, io non credo che Ragusa Prossima
è stato un avversario. Cioè, Ragusa Prossima è stato presente in Consiglio Comunale con un consigliere. Il candidato di Ragusa Prossima, Giorgio Massari, il rappresentante, cioè il leader, si è candidato a sindaco la volta scorsa. Io posso dire che con Giorgio Massari, ma con tutti i rappresentanti di quel movimento, si è mantenuto nel corso degli anni comunque un rapporto dialettico, un contraddittorio, ma sempre votato al positivo. Cioè non c'è stato mai da parte di questo movimento una presa di posizione critica a prescindere nei confronti dell'amministrazione Cassì. Una, come si dice in gergo, in questi casi un'opposizione costruttiva, ma nel vero senso della parola, cioè fermo opposizione su alcuni temi, ma anche apprezzamento quando è stato riconosciuto che le scelte amministrative fatte erano scelte condivise, e mai una alzata di toni, mai una parola fuori posto, e questo io ormai penso che si sia capito, ci tengo abbastanza anche all'uso di una terminologia che sia sempre rispettosa, moderata. Abbiamo una grande responsabilità noi che facciamo questo lavoro di non diciamo esacerbare i toni, non alzare mai il livello della contesa con parole diciamo di disprezzo o quando non addirittura offensive. Quindi in questo senso con questo movimento è stato quasi naturale alla fine di questo percorso, vista la scelta che ho fatto di allontanarmi appunto dai partiti, di provare a trovare dei punti di contatto, e questo è successo. Spero che questo venga apprezzato. E invece chi se n'è andato, perché? Allora, se n'è andato, alcuni consiglieri sono andati via, però posso dire che noi stiamo arrivando alla fine dell'esperienza consigliare con un dato che secondo me non ha uguali. Noi abbiamo approvato finora tutti i regolamenti, tutti gli atti che abbiamo portato in Consiglio Comunale. Abbiamo approvato il bilancio di previsione 23-25, pochissimi comuni lo hanno fatto e noi siamo un comune a scadenza di mandato. Stiamo per portare in Consiglio Comunale il bilancio consuntivo del 2022 e penso che non avremo problemi ad approvarlo. Cosa voglio dire? Che in Consiglio Comunale comunque si è sempre trovata la maggioranza per approvare tutti gli atti che andavano approvati. Io credo che l'attività amministrativa che stiamo per completare si sia distinta non soltanto per l'attività amministrativa della giunta, del sindaco, ma anche per tutto quello che ha fatto il Consiglio Comunale. Ora, alcuni consiglieri sono andati via, ma questo è abbastanza fisiologico, secondo me. Alcuni consiglieri erano vicini alla ex assessore Barone, è noto, quindi una volta che esce Barone dalla giunta seguono Barone. Non si sono sentiti adeguatamente motivati o coinvolti nell'azione amministrativa, legittima la loro idea, li ho ringraziati per tutto quello che hanno fatto, ma non vedo in questo una crisi del movimento, della lista o della mia compagine politica. Possiamo solo, a mo' di esempio, no, per capire, prendere tra tutte queste vicende solo una, quella di, mi pare, Corrada Iacono, no, che di recente ha motivato così la sua uscita un po' dal gruppo con il fatto che, nonostante tutto il suo impegno nella ricerca del dialogo, ha trovato in Cassì un interlocutore che non gradisce il dissenso e che impedisce ai consiglieri comunali di adempiere al loro mandato con impegno e coscienza. Io non so chi l'ha scritto questo comunicato, certo non l'ha scritto lei, evidentemente lei lo ha condiviso perché sennò non l'avrebbe permesso la pubblicazione, e sono sicuro che non è quello che penso. Posso andare avanti. Quando mi si dipinge come il dittatore che all'interno del gruppo di maggioranza prende le decisioni e impedisce quasi la discussione, si fa un quadro totalmente fuorviante, lontano e distante dalla realtà. E su questo mi sono testimoni tutti gli altri consiglieri, gli altri componenti della giunta. Diciamo che purtroppo la consigliera Corrada Iacono credo che si sia fatta molto condizionare in questa sua presa di posizione, sa bene, perché lo sa bene, come sanno tutti i consiglieri comunali che in me hanno ricevuto sempre ascolto, condivisione. Probabilmente alle volte alcuni consiglieri sono stati un po' assenti, poco presenti,
perché non è, deve essere sempre il sindaco a cercare il coinvolgimento dei consiglieri, anche i consiglieri possono venire e dare un contributo. Io, come ho detto sempre, lo ripeto, lo dico pubblicamente, non ho problemi a farlo, ho detto sempre a tutti i miei collaboratori, quindi il consigliere comunale, cioè io sono in municipio dalle 8:30 di mattina alle 9:30 di sera. Io vorrei e voglio ancora, io non ho finito, mancano ancora 2 mesi, che arrivato a un certo orario tutti quelli che sono coinvolti, si sentono coinvolti o vogliono essere coinvolti, vengano, stiamo insieme, discutiamo, magari finiamo l'attività diciamo, amministrativa verso le 19:30, poi stiamo 2 ore a discutere tra di noi, a parlare, a programmare. Non è stato fatto questo, io sono stato sempre lì, chi lo sa, chi mi conosce lo sa, la luce del municipio si spegne alle 9:15, 9:30 di sera tutti i giorni. Non ho trovato la presenza delle persone che se ne sono andate dicendo che io non ho ascoltato. Ho ascoltato tutti, ho ascoltato tanto, ho provato a fare ogni cosa ritenessi giusto fare, anche le cose chieste dalla consigliera Iacono. Bene, grazie. Allora abbiamo ancora alcuni minuti, speriamo di spenderli bene, poi avremo altre occasioni, anche con interviste a più voci. A novembre scorso ci fu quel grande evento nell'auditorium della Camera di Commercio di presentazione del piano regolatore generale. A ottobre la Giunta aveva approvato la delibera di presa d'atto dello schema di nuovo piano regolatore generale. Allora si disse che poi il Consiglio avrebbe esaminato prima in commissione e poi in aula per deliberare, ma ciò non è avvenuto. Perché? Non è avvenuto perché diciamo che la discussione si è accesa molto sul piano regolatore, come era giusto che fosse. Noi presentiamo quello schema di piano regolatore generale proprio per, come atto propedeutico rispetto a un iter approvativo, un iter di adozione che avrebbe poi che dovrà seguire una, diciamo, una tempistica e una modalità particolare. Quindi succede esattamente quello che volevamo che succedesse, che si apre la discussione. Cioè, la discussione era aperta prima, noi ci siamo confrontati prima, abbiamo approvato lo schema di massima dove già si discuteva di tutti questi aspetti qua, abbiamo fatto confronti con le associazioni, con gli ordini professionali. Ovviamente sapevamo che diciamo, discutere e avviare un iter consiliare in prossimità della fine del mandato avrebbe comportato la necessaria sovrapposizione dell'iter con la vicenda elettorale, quello che puntualmente è successo, quindi è stato anche molto strumentalizzato, ma per carità ci sta. Diciamo che noi stiamo offrendo al Consiglio Comunale che verrà uno strumento valido, ben fatto, ben costruito, realizzato con il lavoro veramente di tanta gente qualificata, lo offriamo al prossimo Consiglio Comunale. È chiaro che è il Consiglio Comunale che dovrà discuterlo e approvarlo, non necessariamente nella veste in cui arriva in Consiglio Comunale, ma con la possibilità di emendarlo, di modificarlo. Sono venute fuori delle criticità che magari non erano emerse prima e la discussione, il confronto serve proprio per questo. Noi siamo orgogliosi di questo fatto qua. Nel dibattito su questo tema a un certo punto ha fatto capolino anche un'accusa neanche tanto velata al sindaco di cointeressenze per via di familiari, proprietari di aree interessate ad ipotesi di variante. Come stanno le cose? Non lo so, che lo spieghi meglio chi l'ha formulato questa accusa, che giudico gravissima nei miei confronti. Chi mi conosce anche un pochino, non necessariamente in maniera approfondita, sa che proprio distante anni luce dalla mia idea, quella di pensare di modificare un assetto urbanistico di un'area di persone vicine, cioè veramente una vicenda un po' triste. Io dopo quel comunicato aspetto ancora di capire qual era, di cosa stiamo parlando, fermo restando che, come ho detto anche in quell'occasione, e come secondo le norme, il piano regolatore generale non è un atto del sindaco, non è un atto della giunta, è un atto del Consiglio Comunale. Quindi non c'è stato nessun atto utile all'iter approvativo del piano regolatore che dipeso dalla giunta. La presa d'atto non è un atto amministrativo, è semplicemente un modo che abbiamo utilizzato per pubblicare tutti gli elaborati, tutti gli allegati, sono migliaia di pagine.
non è che il sindaco approva un documento, la presa d'atto non è una delibera d'approvazione. E quindi... mettiamoci nei panni dei cittadini assolutamente esterni, no, ad ogni, diciamo, interesse. È una maldicenza, posso dirlo, una maldicenza. E che vogliono però capire, no? Allora, sì. Se da una parte prendono atto di quell'accusa e dall'altra pure prendono atto, come dire, del fatto che mai e poi mai avrebbe potuto fare una cosa del genere, ma può essere che senza alcuna volontà da parte di Cassì, no. Però in questo schema di piano, ecco, ci siano delle situazioni che possono coinvolgere familiari di Cassì. Questo perché escluderlo? Non lo so, io non può succedere, cioè nel momento in cui si elabora un piano regolatore generale e non lo faccio io e non do indicazioni io su aspetti specifici, se questo succede, perché magari succede, perché mi si accusa, si accusa il sindaco per motivi strumentali, per metterlo in cattiva luce, per far passare un messaggio fuorviante, anche offensivo, anche veramente mortificante. Un'accusa del genere veramente mi mortifica. E in qualche modo, ripeto, l'ho detto in altre occasioni, a Ragusa un pochettino ci conosciamo tutti, insomma è un piccolo centro, non piccolo ma neanche grande. Allora veramente si pensa che io possa avere, perché questo è il messaggio che cerco di far passare, non altri, possa avere influenzato una scelta urbanistica per favorire un parente? Cioè, una cosa che solo a dirlo mi viene male, mi viene quasi da vomitare, però va bene, ne prendo atto, se questo è il livello... dello scontro politico, spero dopo quell'occasione in realtà non se ne è parlato più, anche perché forse si sono resi conto che non c'è niente da poter dire. Se dovesse tornare fuori questo argomento lo affronteremo, sinceramente. Bene, avremmo tanti altri temi da affrontare, purtroppo non è possibile. Provo un ultimo accenno: domani nel cimitero di Ragusa Ibla la scopertura di un monumento per i mai nati, questo campo degli angeli. Perché a Ragusa, peraltro, fu una proposta, mi pare, della persona del consigliere comunale, sì, consigliere Iacono, di anni fa. Pensava perché, di essere rimasto inascoltato, invece lei perché oggi il comune fa questo? Perché il comune, no, vabbè, oggi fa questo perché finisce oggi un iter che è durato degli anni. Ci sono stati vari intoppi, perché era una cosa apparentemente semplice, ma non è stata poi così semplice, perché c'erano anche delle... bisognava mettere d'accordo anche la parte... gli uffici, ma anche la diocesi su alcuni aspetti. Si arriva in questo momento non certamente perché siamo alla fine della consigliatura, dell'esperienza amministrativa, perché il tempo ci ha imposto questa cadenza qui. Non c'è un riferimento con la scadenza elettorale. Quello che mi preme dire, e l'ho detto in altre occasioni, io sono il sindaco per 5 anni. Non è che a 4 anni e mezzo dico, siccome adesso fra 6 mesi sono le elezioni, adesso non facciamo più, ci fermiamo, perché altrimenti sembra che tutto sia fatto in funzione delle elezioni. Noi da qui ai prossimi 2 mesi, il tempo che manca alla fine di questo mandato, faremo tante cose. Noi inaugureremo tante, ma perché sono arrivato adesso il momento di farlo. Quindi su questa iniziativa che è stata fortemente voluta dalla consigliere Iacono, che è stata un'iniziativa che è voluta, Cassì la condivide in pieno. No, è un'iniziativa voluta anche da molte persone che hanno questo tipo di sensibilità. Io so che si è aperta una polemica. E chi ha una sensibilità contraria? Chi ha una sensibilità contraria non deve sentirsi ferito da un'iniziativa del genere, semplicemente non approva questo fatto, non farebbe mai quello che molte invece potenziali mamme, mai divenute mamme, invece vogliono fare. Perché negare a chi ha questa sensibilità di avere questa possibilità di andare a commemorare un bambino mai nato? Perché per un motivo ideologico dovremmo noi impedire che questo accada? Questo non significa che noi prendiamo una posizione a favore di una parte, diciamo, più vicina al mondo cattolico. Allora, l'amministrazione comunale, come tutte le amministrazioni, è un'amministrazione laica. Noi dobbiamo mantenere questo, diciamo, orientamento. L'essere laici è un obbligo per chi amministra. Dopodiché il fatto che si dia ascolto alle varie sensibilità è una cosa del tutto naturale. Quindi, per capirci, noi abbiamo approvato questo progetto, che mi sembra un progetto, ripeto, che va nella direzione di soddisfare la sensibilità di alcuni, ma per esempio parallelamente noi stiamo andando avanti con esaudendo la richiesta di altri privati che vogliono aprire a Ragusa una casa del commiato, e sappiamo cos'è, cioè è il luogo dove si può celebrare in forma laica una cerimonia, diciamo, funebre,
chi non vuole fare il funerale in chiesa può utilizzare una struttura. Importante anche questo, e può essere tema ulteriore da approfondire, ma giusto per capire anche rispetto al caso specifico di cui parlavamo. Si parlava appunto di assecondare una sensibilità senza minimamente urtare quella contraria. Quindi, se ho ben capito, non potrebbe mai succedere quello che per esempio alcuni mesi fa fece scandalo un po' in tutta la stampa italiana: una giovane donna scoprì a sua insaputa al cimitero Flaminio di Roma che il suo feto aveva una tomba, senza che lei ne sapesse niente, con il suo nome e cognome e con la croce incisa sul legno, quasi a criminalizzarla. No, deve essere la mamma a chiedere. Stiamo parlando di aborto spontaneo, stiamo parlando delle situazioni in cui l'aborto è voluto. Qui ci si ispira al famoso regolamento di polizia portuaria, che è un DPR del 1990, no? Che pone, diciamo, tre fasce di distinzione, no? L'aborto prima delle 20 settimane, poi tra 20 e 28 e poi oltre le 28. Sì. E solo prima delle 20 settimane c'è il fatto che ci debba essere la richiesta del genitore, se vuole. È un argomento molto scivoloso. Sì, è un argomento scivoloso, per carità, però la cosa che sia chiaro, che è la mamma che subisce un aborto non voluto, che vorrebbe portare avanti la gravidanza e non riesce per motivi clinici, per qualunque motivo, non quindi chiaramente chi decide di abortire, ma chi decide di abortire non farà mai richiesta di utilizzare questo sito, questo è poco ma sicuro, ma la mamma che subisce l'aborto, che se ha questo desiderio può avere un luogo all'interno del cimitero di Ragusa dove poter commemorare questo bambino mai nato. Io non trovo una cosa scandalosa. No, no, ma non era una questione di principio. Oh. Allora, purtroppo non c'è tempo per approfondire, però posso solo dire una cosa e non ho neanche il tempo di spiegare. Sì. Conoscendo i fatti avvenuti a Roma, al cimitero Flaminio alcuni mesi fa, in Umbria, a Brescia dove c'è un'inchiesta della Procura, anche in Abruzzo e tante altre polemiche, potrebbe accadere che attraverso magari l'operato di chi ha quella sensibilità molto sviluppata e magari la vuole ideologizzare, possa accadere perfino al di là delle previsioni della istituzione pubblica che ci siano, voglio dire, dei casi anche di abuso, diciamolo così, no? Di invasione della riservatezza, nel senso che magari ci possa essere un'insegna, cioè sepolcrare contro la volontà, cioè, della persona. Quindi massima attenzione da questo punto di vista. Certo, la riservatezza sarà un regolamento, chiaramente valuteremo bene, anche se sono precedenti che hanno comportato a queste situazioni scivolose, come dici, le valuteremo e cercheremo di stabilire quali sono i criteri per poter utilizzare questo spazio qui, ma ripeto, spero che non ci sia una contrapposizione ideologica su un tema del genere, su cui, rispetto al quale invece bisogna rispettare veramente la sensibilità di ciascuno, il modo di pensare di ciascuno, e quello che uno Stato laico, un'amministrazione laica deve fare. L'importante è garantire entrambe le sensibilità ed entrambe le libertà, perché in quei casi che citavo purtroppo non è avvenuto così. Assolutamente, cioè, sarà obiettivo dell'amministrazione di garantire che questo succeda, non c'è dubbio. Benissimo, allora purtroppo ci dobbiamo fermare, i temi sarebbero tanti, ma ovviamente inviteremo ancora Peppe Cassì, sia per approfondire ma anche per dialogare eventualmente anche con gli esponenti di altre proposte elettorali, perché i cittadini che voteranno il 28 e il 29 maggio devono conoscere tutto quanto sia possibile per formarsi liberamente la loro idea e quindi scegliere per il bene di tutti. Grazie ancora a Peppe Cassì, grazie a quanti ci hanno seguito, prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni. Grazie.